Perché arrivano le prove e le sofferenze nella nostra vita? La Bibbia ci dice che la morte e la malattia sono entrate nel mondo per invidia del diavolo. Però Gesù ha trasformato questo evento doloroso in una grande opportunità. La prova diventa l'unico modo per vagliare la nostra fede, l'unico modo per capire se la nostra fede è vera, se il nostro cammino è vero, basta guardare la nostra reazione quando arriva una prova nella nostra vita. Dalla reazione che noi abbiamo, a volte noi abbiamo reazioni che non ci aspettavamo. Cioè, nemmeno noi siamo padroni delle reazioni, perché le prove sono sempre nuove. Le prove, quando arrivano, non sono vecchie, non sono già sperimentate. La prova, quando arriva nella nostra vita, è una cosa nuova. Ogni prova è diversa dall'altra e quindi ogni prova produce una conseguenza diversa. Però, se la mia fede è vera, queste conseguenze, queste mie reazioni ad un certo punto rientreranno perché io mi fido di Dio. Perfino quando si parla della morte, perfino quando si parla di una malattia mortale, c'è una reazione diversa ad un certo punto che viene dalla pace del cuore che ti può dare soltanto l'incontro che tu hai avuto con Gesù. La disperazione non può essere frutto dell'incontro con Dio. La sofferenza sì, certamente, perché si soffre quando siamo nella prova. I santi hanno sofferto. Ma qual è stata la sofferenza più grande dei santi? Tutti i santi hanno sofferto. Ma hanno sofferto tutti di un solo tipo di sofferenza, cioè le sofferenze normali, quotidiane. La calunnia, la maldicenza, le menzogne contro di loro, le accuse, la malattia, la prova, la persecuzione, certo li faceva soffrire, ma mai come quando sentivano l'assenza di Dio. A volte, come dice Padre Pio, Dio ci fa degli scherzi d'amore, no? A quelli che fanno un cammino serio, ai santi. Dio fa degli scherzi d'amore, cioè Dio si nasconde, non si fa trovare dalla persona, non si fa sentire. Il santo, quando si trova in questa situazione, soffre come soffrono coloro che stanno all'inferno. Il santo vive le pene dell'inferno sulla terra, perché per il santo, cioè per la persona che ama veramente Gesù, tutto è possibile sopportare, anche le persecuzioni più gravi. L'unica cosa che veramente distrugge interiormente è la perdita di Dio. Anche quando è Dio stesso che, scusate l'espressione, fa finta di essersene andato, fa finta di aver abbandonato. Ma chi vive questa situazione ci crede veramente, cioè il santo. Quando vive questo momento di deserto, lo vive come se veramente sentisse nel suo cuore che Dio lo ha abbandonato realmente. Quindi la sofferenza dentro di sé è talmente grande che tutte le altre sofferenze sembrano banali. Cioè i santi ci dicono: meglio vivere qualsiasi cosa, anche la malattia più grave, anche la perdita più grave, ma mai vivere la lontananza di Dio. Il Signore oggi, in questa celebrazione, guarda la nostra malattia, che non è soltanto quella fisica, è anche quella spirituale, anche quella morale, anche l'egoismo è una malattia che il Signore oggi guarda dentro di noi. Così come nel Vangelo di oggi Gesù guarisce una persona che ha una mano paralizzata, Gesù vuole guarire te e me
nella nostra paralisi. Innanzitutto Gesù ti chiede, come già ci ha chiesto altre volte, tu che sei qui stasera in questa messa e coloro che poi ascolteranno l'omelia registrata, Signore ti chiede, qual è veramente la tua paralisi? Cioè, che cos'è che non ti permette di godere la presenza di Dio, di poter godere la tua famiglia, di poter godere le amicizie, di poter godere il cammino che stai facendo, di poter godere della preghiera, di poter essere felice? Che cos'è che non ti permette di amare? Cos'è che non ti permette di poter amare completamente Dio in questo momento della tua vita? Cos'è che non ti permette di poter amare i tuoi amici, la tua famiglia, coloro che stanno accanto a te, totalmente e veramente oggi, in questo momento della tua vita? Cioè, cosa ti ostacola nell'amore? Cosa ti ostacola nel vivere la tua vocazione di padre? Cioè, cosa ti sta ostacolando nell'essere un padre secondo il cuore di Dio? Cosa ti sta ostacolando nell'essere madre secondo il cuore di Dio? Cosa ti sta ostacolando ad essere figlio, studente, lavoratore secondo il cuore di Dio? Moglie, marito, amici. Noi abbiamo una nostra vocazione anche secondo il nostro stato di vita, secondo l'età. Ognuno di noi ha una vocazione da parte di Dio. Bene, cos'è che non ti sta permettendo di vivere la tua vocazione quotidiana alla santità, secondo il tuo stato di vita, di uomo, di donna, di sposato, di single, di giovane, di anziano, di lavoratore, di studente? La paura? La paura di affrontare un lavoro, la paura di affrontare un esame, la paura di affrontare una situazione a casa, la paura della perdita dei soldi, la paura, una paura, può essere. Allora vedete, quando noi ci accorgiamo che siamo paralizzati, quel pavone che era dentro di noi, no? Conoscete quel il pavone che apre quella coda così bella, no? Da questo il pavone è molto bello, bei colori, da questo poi esce il termine pavoneggiare, cioè le persone che si atteggiano. Abbiamo fatto un po' tutti. Allora, quando in quel momento della nostra vita abbiamo cominciato a pavoneggiarci, cioè ad atteggiarci, a pensare che noi sapevamo di Dio, che noi eravamo forti, eccetera, la prova ci fa capire invece che siamo deboli. Questo è meraviglioso. Perché scoprire di essere deboli e chiedere l'aiuto a Dio ci porta in paradiso. Pensare invece di essere forti, orgogliosi e puntare solo sulle nostre forze, questo non ci porta in paradiso. Capite? Allora permettiamo al Signore oggi di toccare la nostra mano, che può essere un lato della tua vita, della mia vita, del nostro carattere, e Dio ti dice: alzati, vieni qui in mezzo, come ha detto nel Vangelo. E poi dice all'uomo: tendi la tua mano, mostra la tua mano. Cioè il Signore dice: mostrami la tua paralisi, qual è? Dilla. Che momento stai vivendo nella tua vita? Parlamene, dice Gesù. Gesù dice: parlane con me, spiegami, anche se io già so tutto, spiegami. Infatti davanti a Gesù, Eucaristia, quando preghiamo, noi dobbiamo fare questo. Dobbiamo parlare di noi a Gesù. Dobbiamo parlare delle tentazioni, dei pensieri che facciamo, tutto dobbiamo spiegare a Gesù. Non dobbiamo cercare le persone con le quali parlare. Per questo il giovedì io non mi sto mettendo più, non ce la faccio più, perché le persone non vanno più per Gesù. Non vanno a cercare Gesù. Il giovedì, no, che facciamo un momento di ritiro in tutte e tre le parrocchie, Gesù è esposto in tutte e tre le parrocchie dalla mattina alla sera. Abbiamo fatto una scheda perché tutti possiate stare davanti al Signore e fare un po' di ritiro personale. Ogni giovedì lo facciamo. Dobbiamo cercare Gesù. È Lui che ti dice: vieni, mettiti al centro,
spiegami cos'hai, perché io voglio guarirti. Amen.